Ciao ragazze, allora oggi finalmente vi faccio vedere come fare un burro cacao, visto che me l'avete chiesto proprio in tante tante tante. E, prima di lasciarvi al video registrato però vi faccio una piccola premessa dicendovi che prima di tutto fare un burro cacao in casa è una cosa davvero davvero semplice. Il video non me l'avevo fatto ancora. Semplicemente per il fatto che sto davvero piena piena di burro cacao e quindi mi dispiaceva di farne uno e poi non poterlo utilizzare, questo era quanto. E è davvero una cosa semplice che vi potete cimentare davvero tutti a farlo, quindi mi auguro che tutte ci proviate. Allora, la cosa che ci tenevo a dirvi è che per fare questo il burro cacao avete bisogno di vari ingredienti, però non è necessario che voi seguiate alla lettera la mia ricetta, in effetti, perché ci sono varie appunto varianti. Gli ingredienti che servono in effetti sono il burro di karité, burro di cacao, la cera d'api, io ho utilizzato, poi ho utilizzato l'olio di jojoba, questo qua. E poi ho utilizzato un po' di tocoferolo o vitamina E. Allora, in effetti, questi ingredienti non è necessario che voi li usiate tutti, in effetti. Potete variare la ricetta a gusto vostro, in effetti, perché anche le quantità vi potete un po' regolare in base, magari man mano poi cambiate le quantità e lo fate in base alle vostre esigenze come vi piace. Ad esempio, io non ho rifatto la stessa ricetta che avevo fatto l'altra volta, la cambio in base alla mia esigenza, in effetti, perché voi potete anche fare un burro di cacao, ad esempio, mettendo solo il burro di karité e la cera d'api. Magari ci mettete un po' d'olio, se non avete l'olio di jojoba ci potete tranquillamente mettere un altro tipo di olio, un altro tipo di olio vegetale, l'olio di argano, non so, un altro tipo di olio andrà bene lo stesso, non è un problema. E, oppure se non vi piace con il burro cacao potete anche non mettercelo. Io ad esempio non misto proprio pochissimo perché questo qua di aromazzono, come vi dico sempre, è scuro ed è troppo troppo profumato e quindi non mi piace e quindi non messo poco, si può anche non mettere proprio il burro di cacao, oppure si può fare un burro di cacao semplicemente utilizzando anche altri tipi di burri, se ce l'avete, burro di mango e altri tipi di burri, oppure potete mettere anche il miele. Io ad esempio l'ultima volta che l'ho fatto il burro di cacao lo feci con il miele e è facile che il miele si possa separare, almeno a me è successo, si possa separare dai burri e quindi è un po' più complicato, ma nulla di che, insomma, bisogna soltanto avere un po' più di pazienza a girare, questo è tutto. E quindi io adesso l'ho fatto senza miele. Poi potete mettere la cera d'api, se ce l'avete o non ce l'avete, potete tranquillamente non metterla e farlo solo con il karité e il cacao, tranquillamente. Ad esempio potete utilizzare l'olio, invece dell'olio di jojoba potete utilizzare l'olio di rosa moschita, che è anche un olietto antirughe, quindi va bene. Potete utilizzare l'olio di riso, quindi un olio ancora più economico e delicato. Il tocoferolo, la vitamina E, è una cosa che ho voluto mettere io per dare un ulteriore nutrimento alle labbra, questo è tutto, ma potete tranquillamente non mettercelo. Questo è uno stick, quelli là da burro cacao, quindi io spero che voi quando avete comprato tutti quei labelli, spero che non abbiate buttato tutti gli stick. Quindi i flaconcini, quelli là, perché quelli sono tranquillamente riutilizzabili. Lo dovete pulire bene, in che modo? Io lo lavo, cioè tolgo il tutto il restante, lo lavo bene con acqua e sapone e in pratica utilizzando acqua e sapone, aiutandomi con una spugnetta se, ne spugnetta, se necessario, poi do una rapida rapida spruzzatina di alcol, ma proprio rapida, e faccio un altro, l'ultimo lavaggio con acqua e sapone. Questo è tutto, questo è il lavaggio e poi la cosa importante è sciacquare bene alla fine e lasciarlo asciugare capovolto anche un bel po' di tempo, di modo che tutta l'acqua deve andare via, perché come sapete con i burri quello che non ci va proprio è l'acqua, se rimane anche un po' di umidità e di acqua il vostro burro va male. Poi se non avete gli stick, quelli là per fare il burro cacao, potete tranquillamente utilizzare qualche jar, ad esempio queste jar, ad esempio questa qua che io l'ho quasi finita della Trucco Minerale, togliete questo e
riempite, oppure per esempio utilissimi questi campioncini carinissimo metallico, scatoline, le riempite, insomma trovate qualcosa che vada bene se non avete lo stick. Quindi è tutto e vi lascio al video registrato. Ciao! Eccoci ragazzi, allora iniziamo a prendere il burro di karité, 3 grammi, che equivale a un cucchiaino, e lo mettiamo in un contenitore di vetro, vedete, piccolino, per sciogliere a bagnomaria. Poi il burro di cacao ne mettiamo 1 grammo, che è una puntina puntina di cucchiaino. Versiamo sempre nello stesso contenitore, cera d'api 1 grammo, che equivale circa a mezzo cucchiaino. Vi dico le dosi anche col cucchiaino, perché penso che non tutti avete la bilancina, quindi vi è più comodo. Poi a bagnomaria, vedete, sciogliete prima i burri e la cera, e quando è sciolto completamente potete aggiungere l'olio. L'olio di jojoba ne mettiamo 10 gocce, se lo volete più duro ne mettete di meno. 10 gocce di olio di jojoba e tocoferolo vitamina E, 3 gocce. Continuate a mescolare, mescolate, mescolate, e quando si è tutto sciolto completamente, togliete dal fuoco e continuate a mescolare, e potete aggiungere qualche aroma in effetti. Poi prendete il vostro stick, dopo averlo pulito, girate tutto in senso orario, cioè il verso opposto a quello che fate per farlo uscire quando ve lo mettete sulle labbra, e quindi siete pronte per riempirlo. Il vostro burro di cacao, vedete, continuate a mescolare, aggiungete se volete olio essenziali. Ho messo un po' di aroma per dolce a vaniglia, perché non avevo l'olio essenziale a vaniglia, e ne ho messo proprio 2 gocce, quindi 2 gocce di olio essenziale a piacere. Mantenete lo stick, vedete, con una mano, e con l'altra, senza paura, versate piano piano, senza far uscire fuori tutto il contenuto, e vi fermate un pochino prima dell'urlo, cioè non arrivate fino alla fine, se no esce fuori. In questo modo, vedete, proprio un pelo pelo prima ci fermiamo, e lasciatelo così senza toccarlo per qualche ora, vedete? E visibilmente si indurisce, lo lasciate 1 giorno prima di farlo uscire fuori, mi raccomando. Quello che vi rimane lo potete mettere in una giara o un contenitorino come questo, tranquillamente. Eccoci ragazze, questo è il nostro burro di cacao. Io ho usato questo qua, che era sempre di un lip stick per le labbra della Kiko, se non erro, sì. E molto molto carino questo packaging, quindi se li comprate questi qua della Kiko non li buttate assolutamente. E vedete, adesso facciamo, vedete, se quando è così, cioè che si è praticamente indurito, cioè si vede a vista d'occhio, si vede che praticamente si è indurito e lo potete diciamo far uscire. E mi raccomando, aspettate sempre un pochino in più, anche se siete, se vi pare che sia completamente solidificato, aspettate ancora un pochino in più. Io ad esempio questo qua l'ho fatto ieri, quindi ho aspettato 1 giorno, proprio onde evitare, proprio per sicurezza in effetti. E adesso andiamo a fare la prova del 9 e facciamo uscire tutto il prodotto da dentro, vedete? È completamente venuto perfetto in effetti, quindi non è nulla di scientifico o difficile o strano, insomma, una cosa semplicissima che quando si indurisce esce fuori. E vi faccio vedere anche quest'altro, vedete che ho messo in questo scatolino carinissimo di latta, che non so che cosa c'era dentro, e l'ho messo qua dentro, vedete? Però questo qua per prelevare, insomma, con le dita, quindi tranquillamente lo potete mettere anche in un altro contenitore se non avete quello stick. Vedete, l'unica cosa è questo colore, che come vi dicevo, a causa del burro di cacao, e anche se ne è poco, ha dato un colore un po' scuro al mio burro di cacao, e ovviamente dovuto anche alla cera sicuramente sulle labbra, quindi è meglio di questo, penso non ci sia niente. E quanto è venuto a costare? Non lo so, fate voi il conto. Io penso nemmeno, secondo me nemmeno 40 centesimi è venuto a costare, forse molto molto di meno. Comunque questo è quanto. E io vi ho detto che l'ho fatto un po' più con le mie dosi, l'ho preferito fare un po' più morbido in effetti, perché lo preferisco che quando lo metto sulle labbra in effetti già subito si scioglie, perché mi piace che mi fa quell'effetto un po' più oleoso e lucido, perché mi dà la sensazione che le labbra rimangano più idratate a lungo. Quindi questa è per ciò l'ho fatto così. Vi faccio vedere sulla mano se riuscite a vedere.
che appena lo strofino già si scioglie, diventa lucido ed è così. E quindi mi piace molto fatto in questo modo. Vedete, guardate come si è sciolto, quindi lo preferisco. Voi se vi piace più duro, potete tranquillamente aumentare le quantità di cera d'api e vi si indurisce tranquillamente, oppure diminuire quelle dell'olio di jojoba. E se proprio vi piace duro, proprio di stile labello, insomma proprio duro, non mettete proprio l'olio di jojoba e siete sicure che vi viene duro. Come ad esempio io ho fatto quest'altro qua che feci, vedete? Questo lo feci l'altra volta, che praticamente è molto più duro. Adesso non so se Voi sì, poi sì. sono sicura che se lo farete una volta vi divertirete così tanto che lo farete sempre, e quindi poi vi modificate le ricette in base ai vostri gusti. Magari più in là vi faccio una ricetta per fare un lucidalabbra, perché tranquillamente possiamo fare lucidalabbra colorati e quindi ci possiamo sbizzarrire. Quindi mi raccomando, fate questa ricettina, fatevi il burro cacao e lasciatemi commenti con come se vi è piaciuto, insomma quello che ne pensate. Ciao!